stato introdotto per impedire all'Italia di svalutare, cioè di avere uno strumento supplementare di difesa della propria competitività. Già era considerata pericolosa l'Italia per la sua naturale capacità produttiva, soprattutto in nord dell'Italia, e quindi occorreva una moneta che servisse per governare i paesi. Una non moneta fondamentalmente, perché è artificiosamente scarsa, soprattutto nelle nostre tasche, ed è esageratamente abbondante dove non dovrebbe essere. Quindi è come se un sangue che circola nelle nostre vene si andasse ad accumulare tutto nei piedi e non ce ne fosse nella testa o nello stomaco. Quindi sarebbe un sangue inadatto alla circolazione. Su questo non ci sono dubbi. È chiaro che con questo sistema la semplicissima ragione è che è lo Stato e la spesa pubblica a cedere sempre di più, perché se è l'oggetto della emissione dei titoli tossici, ovviamente, per quello che dicevo prima, questo sistema sembrerebbe non sostenibile. Tuttavia, secondo validi economisti, una botta iperinflattiva doveva già essere successa e non è successa, cioè questi finanziamenti illimitati da parte delle banche centrali verso le banche ordinarie non hanno prodotto l'iperinflazione che avrebbe cancellato tutti i debiti e ricominciato i giochi. Un'altra soluzione, storicamente l'abbiamo visto in altre occasioni, delle crisi finanziarie è la guerra mondiale, ed è, diciamo così, grosso modo la soluzione peggiore. Però, ripeto, questo tipo di capitalismo lascia spazio all'economia reale. Però, a mio modo di vedere, è uno spazio limitato, non è uno spazio sufficiente. Cioè, noi possiamo coltivarci il campicello, l'orticello, possiamo produrre delle cose, ma non riusciamo ad avere un'economia che ci porti, non dico alla piena occupazione, ma almeno a ritornare a poter essere meno indebitati, a poter spendere, a poter avere risorse, a star bene, a avere speranze. Però l'economia paradossalmente era più negativo nei confronti della stessa economia di sopravvivenza e dell'economia reale il capitalismo finanziario vero e proprio, quello che appunto dal 92 al 2001, quello che punta alla valorizzazione dei titoli, mentre questo che punta al numero nelle emissioni controllato da algoritmi matematici è talmente lontano dall'economia reale che gli lascia degli spazi, ma a mio avviso non sono degli spazi sufficienti. Quindi la mia previsione è che non sia un tipo di modello che continua, e l'euro fa la stessa fine. La seconda possibilità sono i modelli della decrescita. Il problema della decrescita è che mentre fa una critica interessante al PIL, al benessere, al capitalismo, al consumismo, ai limiti delle problematiche dello sviluppo rispetto alle risorse, eccetera, però offre una soluzione che per essere sostenibile, o meglio razionale, richiede una pari o anzi più che proporzionale diminuzione anche del fattore demografico. Quindi la decrescita felice è un modello a sua volta non sostenibile, a meno che ci sia una decrescita demografica più che proporzionale rispetto alla decrescita produttiva, per un problema di equilibri fra uomo e territorio. Quindi non va bene. Rimangono due soluzioni. Una è il ritorno a un capitalismo sostenibile di tipo keynesiano. Quindi dobbiamo ragionare in termini di spesa pubblica, di disavanzo, di recupero della sovranità monetaria sicuramente non si arriverebbe alla piena occupazione, perché è sempre un sistema capitalistico che non la assicura, però sicuramente si tornerebbe a vivere, diciamo. Se no, c'è la possibilità di un modello economico non capitalistico, che però ha due presupposti. Il primo è che ci sia una moneta che non è riserva di valore, cioè non può essere risparmiata, non diventa obiettivo di accaparramento e di accumulazione, e quindi deve essere una moneta che serve solo per gli scambi. Il secondo è che bisogna partire dall'economia locale, produrre tutto quello che si sa produrre in modo di raggiungere la piena occupazione, e se si è bravi produrre di più di quello che serve, diciamo, alla domanda interna, esportare l'eccedenza,
A quel punto l'eccedenza si può vendere a un prezzo arbitrario perché è un'eccedenza, quindi a qualunque prezzo, si ridiventa competitivi sul piano internazionale e si possono comprare beni e servizi che non si è in grado di produrre all'interno, con quella moneta internazionale. Questo corrisponde più o meno a un modello simile a quello che aveva proposto Keynes a Bretton Woods, che invece fu bocciato perché fu preferito il modello di White, di cui poi ho parlato. Le cose da fare fondamentalmente sono quattro. La prima è quella di ripristinare la netta separazione tra chi fa credito all'economia e chi fa attività speculative. Però c'è un piano B. E si può partire subito, che un movimento come 5 Stelle si può appropriare di una politica creditizia e bancaria come si deve, cioè favorire le piccole banche, le banche cooperative, le casse di risparmio che facciano solo attività creditizia sul territorio, intanto che si pongono le basi di una riforma più ampia. La seconda cosa è il ripristino della sovranità monetaria, e siccome con i trattati e con l'euro abbiamo perso il potere di emettere moneta legale, ovvero euro, non abbiamo però perso la possibilità di emettere moneta fiduciaria. Cioè le pubbliche amministrazioni possono emettere buoni acquisto, voucher e certificati di credito che vengono accettati dai privati e poi dopo che lo Stato stesso riaccetta il pagamento delle tasse. Questo lo possiamo fare subito, cioè bisogna di aspettare il giorno dopo che sia governo. Può fare il giorno stesso che sia il governo. E non serve neanche il governo, paradossalmente, serve di avere il direttore generale del Tesoro, il direttore delle ASL, eccetera. Quindi ovviamente il quadro politico deve essere favorevole perché il funzionario deve sapere che ha copertura politica se compie un'azione del genere. Però se ha copertura politica può farlo, ecco, non ci sono limiti a questa emissione. Ci sarebbero altre tre cose, a mio avviso, da fare. La prima è quella di, o meglio la terza, visto che seguo noi, è quella di cambiare il posizionamento dello Stato nella società, cioè inutile parlare della burocrazia e tutte queste sciocchezze. E il problema è che lo Stato oggi è posizionato fra la legalità e l'irregolarità e quindi tratta allo stesso modo i criminali e quelli che magari sono dimenticati di mettere un bollo, hanno parcheggiato la macchina che si sosta e quant'altro. Poi creano di fatto un'alleanza, soprattutto nel mezzogiorno, fra gli irregolari e gli illegali, una commistione. No. Lo Stato invece si deve posizionare in un'altra maniera, si deve mettere fra l'irregolarità e l'illegalità. Deve colpire col massimo della forza la criminalità, che a quel punto è meno numerosa, è meno importante. E invece per quanto riguarda l'irregolarità deve mandare i suoi funzionari, i suoi impiegati, i suoi ispettori, i suoi poliziotti, eccetera, a sistemare loro, ad adempiere loro quello che le leggi prevedono, perché solo gli impiegati pubblici, i funzionari pubblici conoscono le normative, il modo di poterle applicare, lo devono fare loro. Io, periodo che ero direttore generale del Ministero del Lavoro, poiché c'era una legge che me lo consentiva, la legge Baselli, l'ho fatto. Cioè, mandavo i miei ispettori, dicevo, se trovate dei reati, denunciate i carabinieri, la polizia, eccetera. Se trovate delle piccole irregolarità, piccola cooperativa, l'artigiano non sa fare un bilancio, glielo fate voi. Siete pagati per questo, è inutile che fate il verbale, che fate la multa, non serve, non risolviamo niente. Invece gli fate il bilancio o sanate la irregolarità. Questo è quello che è necessario per cambiare i rapporti fra i cittadini e le istituzioni. Se no è ovvio che finché si viene trattati da criminali perché magari si è sbagliata una cosa, è ovvio che non ci sarà mai un buon rapporto con le istituzioni. La quarta cosa è fare un censimento e considerare le grandi opportunità che oggi all'umanità sono offerte dalle straordinarie scoperte scientifiche e tecnologiche che possono portarci a rifiuti zero, all'energia a costo negativo e altre cose di questo tipo. E infine bisogna separare, a mio avviso, tutta la cura delle persone, la salute, la medicina, la sanità dalle logiche di profitto.
E questo ovviamente è un grosso compito, però fa parte del gioco. Non si può pensare di mettere un medico X di fronte alla scelta se intervenire con la medicina o con la chirurgia o meno, facendogli capire che se interviene nel modo più invasivo e devastante guadagnerà di più. Mi riferisco, non ce l'ho con un singolo medico, ce l'ho con il sistema, però è un sistema che va rivisto. I medici devono fare i medici, devono curare le persone, devono per questo avere una sufficiente remunerazione, ma deve essere completamente scissa la scelta della cura dalla realizzazione di un profitto. Grazie.